Chiusura della prima giornata del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo in compagnia del Presidente del Movimento Radicali Italiani, Laura Arconti. Ecco Laura, come ti è sembrata questa giornata in cui non sono mancati momenti di effervescenza? Tale quale come tutte le altre volte. Urli, strilli, starnazzi, qualcuno ha fatto dei discorsi seri, ma quelli che fanno più baccano sono quelli che a me sembrano molto, molto lontani da come io vedo i radicali, il partito radicale, l'essere radicali. Non farò la solita tiritera di alcuni che dicono come si fa ad essere veri radicali. Io so che una volta era una gioia stare con i compagni, ci si voleva tutti bene, si faceva la stessa cosa insieme. Adesso sembra che ci sia qualcuno che vuole insegnare a quelli che sono radicali da 40-50 anni come si fa a fare i radicali essendolo da 2-3 anni o 6 mesi. E Laura, il dibattito diciamo a... si sia interessato insomma alle vari interventi anche della questione ALDE, quindi praticamente iscrizione all'ALDE, elezioni europee, quindi non partecipazione dei radicali. Ecco, tu come la pensi? Che ne pensi di questa cosa? Ma dunque, originariamente io mi sentivo come radicale assolutamente vicina all'ALDE perché sono i liberali europei. Durante il periodo in cui i nostri compagni sono stati parlamentari europei, loro facevano parte del gruppo parlamentare ALDE, quindi mi sentivo in sintonia. Verhofstadt è una persona simpaticissima, molto intelligente, molto vicino a noi. Quando l'ho sentito parlare recentemente, non mi ricordo in quale più occasione, ero d'accordissimo con lui. Poi dopo è venuta fuori questa storia di questa lista presuntivamente ALDE, che poi pare sia stata anche riconosciuta da ALDE Party, ma il problema non è questo, è che noi come radicali italiani l'anno scorso eravamo iscritti all'ALDE Party e quest'anno non abbiamo mandato i soldi. La scadenza era l'inizio di aprile, mi sembra, e noi siamo inadempienti perché non abbiamo mandato i soldi. Non li abbiamo mandati perché? Perché c'era un dibattito, ci vogliamo iscrivere come semplici osservatori 2.000 euro all'anno, oppure come partecipanti di non so bene che cosa 4.000 all'anno, oppure a totale merito, e cioè con la possibilità di presentare documenti, dibattere documenti, votare eccetera, e allora erano mi pare 9.000 all'anno. Soldi non ce n'è. Il tesoriere ha detto io quattrini non ne ho e non ne metto. Giustamente Matteo Angioli ha ricordato che almeno come osservatori ci conveniva esserci per vedere cosa fanno, per stare vicini e poi si sarebbe deciso in un secondo tempo. E si è anche prodigato per ottenere una dilazione di pagamento, nel senso che anche se arrivavamo in ritardo, purché fossero i soldi dovuti, l'iscrizione sarebbe avvenuta. Lì io ho fatto una proposta delle solite mie, perché io ragiono così: si vuol fare una cosa, vediamo, proviamo a lanciarla e vediamo cosa nasce. Ho detto vabbè, 2.000 significa che bastano 10 compagni a 200 euro l'uno, io metto i miei 200, vediamo se trovo gli altri 9. Il tesoriere, facendo la furbata, ha risposto: ah, se tu metti 200 ne metto 200 anch'io. Dico benone, siamo già due, coraggio, ne bastano altri 8. Solo che il tesoriere non ha lanciato la sottoscrizione, toccava a lui, o che dovevo lanciarla io forse, è lui il tesoriere, non l'ha fatto e oggi gliel'ho rimproverato. Gli ho rimproverato anche di non fare una campagna di iscrizioni, perché lui crede che la campagna di iscrizione venga fuori così per germinazione spontanea o soltanto perché quattro ragazzotti fanno le telefonate con il call center non serve a niente, non più adesso che 10, 15, 20 volte al giorno ti telefonano quelli della tele con quelli di tutti i call center che stanno battendo cassa, che vogliono cambiarti i contratti e compagnia bella. A questo punto non credo che il Partito Radicale possa fare degli iscritti perché qualcuno dice vuoi iscriverti al Partito Radicale, con un tono di quello che proprio tanto io non ci guadagno niente. La campagna di iscrizione al partito si fa con un'idea, con un progetto che tocca al tesoriere, se no che si è fatto eleggere il tesoriere a fare, solo perché per star qui e avere la possibilità di dire faccio una relazione, parlo un'ora o un quarto, di tutt'altro. E io questo gliel'ho sempre rimproverato da che lui è lì,
che significa 6 mesi fa. Siamo a 6 mesi, a metà dell'anno radicale, e gli iscritti sono meno di quelli dell'anno scorso. Dice, ma non solo da noi, anche negli altri. Non mi interessa. Mi interessa che tu devi fare il tuo lavoro. Se gli altri non lo sanno fare, sono cavoli loro. In questo non ci capiamo proprio. Va bene, lo sentiremo, gli chiederemo anche a lui qualche cosa. Grazie a Laura Arconti, presidente di questo movimento Radicali Italiani. Grazie.